C'era questo che aveva il barboncino che si chiamava Little. C'era questo punto. Sai, uno che cosa fa? Lo fa uscire la sera, certo, no? Se lo porta in giro, ci fa fare il bisognino, ma anche per farlo sgambare un poco, picchio canuzzo, non è che può stare sempre infalato in, no, invece ci fa fare questo giretto, sta passeata. Una sera, mentre che io ci stava fanno fare la passeggiata o canuzzo, gli da una traversa picchia e spunta uno che era tutto muscoloso, vestuto di pelli, aveva tatuaggi qua e là, gli occhiali scuri, che da tipo, volevamo stupirvi con effetti speciali e invece con quattro minghiate ne iniziamo, ecco quello, quegli occhiali là, no? E aveva, salvo un pastore tedesco che era in auto tanto, ora sai, uno incontra l'auto, chi è cane per carità, si parla, si fa amicizia, chi lo no? Chi lo come ho visto e chi lo con babboncino tale auto, pastore tedesco, c'era il Rocky, che si chiamava Rocky. Rocky, attacca! Mica lascia sto cane, il pastore tedesco, arriva subito a babboncino, pom, muzzucone, e sto calau sano! Ma che cosa orribile! O babboncino! Ma che cosa orribile! E gli tu dici, io babboncino, che io ho addestrato Rocky per mangiare gli altri cani, mi è costato 100.000 euro! 100.000 euro per addestrare un cane, per mangiare solo l'altro cane, ma che sei, cretino? Basta, chiesto, se non tornava a cacca, va a fare che poteva combattere con uno, questa testa, con questo cervello, fra l'altro c'era magari muscoloso, palestrato. Basta, chiesto, per due mesi non esce più, dopo due mesi si accattava un altro canuzzo, no? Sai, in Chihuahua, queste qua, sempre queste canuzze nicchie, no? Voglio dire, che... Passeava con Chihuahua, improvvisamente, una sera, mentre che passeava, che era tranquillo, picchia e nesce, chiedo, dai, chiedo calente, sempre quello di pede, dai, Ivan Drago, pareva Ivan Drago, no? O pastore tedesco, come ho visto, chiedo con Chihuahua, dice, Rocky! Attacca! Gli ha fatto un occhio, arriva su però Chihuahua, se mangia Chihuahua, andà a muzzucone, su calau, sano! Oh, ma non ci piacevano i babboncini, magari Chihuahua! Cioè io ho speso 100.000 euro per addestrare Rocky a mangiare gli altri cani! Ma io mai ho sentito ma dire cosa Ma cosa, sei pazza? Ma perché ci sono chiste che sono fanatiche, sì, no? Ho capito, no? Però... Chi ne cacciano i cani per farlo con matto? Rosa, sì, ce n'è, ma, ma cosa gli altri pazza, cani? Va a mangiare la vostra cane, ma cosa di impazzire? Basta, questo per qualche mese non si dice vero di più, per i peri, ma insomma, dopo due o tre mesi, che vuoi, sai, uno ha la passione, no? C'aveva sto canuzzo che era questa specie, sai queste specie di bassotto come suono, butto, vascio, ma il bassotto. Io sì. Stava passeando con questo canuzzo, sponda Ivan Drago, che dove sempre lui, pelle, certo. Lo incontrava con sempre. Con cane, Rocky, no? Chiedo, come ho visto, dice, Rocky, attacca! Gli abbatte, arriva su per lo canuzzo, un canuzzo rapa ucca e si mangia Rocky, boom! Con muzzucone su. Il bassotto. Una ucca che si calava un pastore tedesco sano. Al contrario. Chiedo calente, solo a Valente, che poi aveva l'occhio sotto, perché stava Valente, giusto? Ciao! Ma Rocky dice, 100.000 euro addestrato per mangiare gli altri cani, io lo do le auce, io ne spendi 150 per fare la plastica con cuciglio, cretino.